Il FAI, il Fondo Ambientale Italiano, ha riconosciuto la sacrestia di Casnigo come un patrimonio nazionale da salvaguardare. Un importante risultato ottenuto come? Un importante risultato ottenuto grazie al fatto che la gente, portata a vedere la sagrestia di Casnigo, si è entusiasmata come ci eravamo entusiasmati noi, ci ha dato ragione nel riconoscere che è un'opera d'arte di inestimabile valore e quindi ha ritenuto giusto mettere la propria firma sotto la segnalazione, perché mettiamo ben chiaro, non è una segnalazione anonima la segnalazione e doveva essere accompagnata dai propri dati anagrafici eccetera eccetera, e più di 2.400 persone a Casnigo hanno fatto questa segnalazione compilando la cartolina e poi consegnandola alla locale filiale della Banca San Paolo di Torino perché avesse poi ad inoltrarlo al FAI, perché questa era la procedura che era stata concordata. Io sottolineo il fatto che siamo arrivati, dico siamo perché mi ritengo coinvolto in questa vicenda, terzi in provincia di Bergamo come numero di cartoline, preceduti solo da due complessi naturalistici, una riserva e una zona verde che si collocano nel comune di Ponte San Pietro, a ridosso del fiume Brembo, ma che sono di ordine naturalistico, paesaggistico, ambientale, mentre per quanto riguarda le opere d'arte strettamente parlando, la sagrestia di Casnigo è la prima in provincia di Bergamo, quindi sicuramente un risultato splendido che ci inorgoglisce e ci carica anche del compito poi di salvaguardarla fino in fondo. Per salvaguardare la sagrestia è in atto un intervento di restauro. A che punto siamo e che cosa si sta facendo? Lo smontaggio è avvenuto, già abbiamo avuto il ritorno dei primi tre pezzi, due cariatidi e il crocifisso, sicuramente interessanti e già presentati, tanto per dire alla gente che non si sta dormendo ma qualcosa si fa, le cose procedono. Intanto si è cominciato a lavorare anche sulla parte strutturale, cioè diciamo su tutto ciò che è pavimento, si dovrà fare il vespaio, si dovrà abbassare il livello, si dovrà fare l'illuminazione, si dovrà fare il riscaldamento a pavimento, e tutto questo sta andando avanti. Se le cose andranno bene, se non ci saranno intoppi a tutt'oggi imprevisti e imprevedibili, ma non da escludere perché un intervento del genere qualche intoppo potrebbe averlo, noi riteniamo che per dicembre 2011, per il prossimo Natale insomma, di poter consegnare alla riconsegnare meglio alla popolazione la sagrestia rimessa a nuovo come l'avevano vista i nostri antenati 300 anni fa. Sarebbe un risultato splendido. Poi, siccome servono fondi, il 2 di aprile organizzeremo una manifestazione incentrata sul tema della morte, ma non la morte in senso stretto, diciamo il modo con cui la gente di Casnigo ha vissuto il dramma della peste del 1630. Il titolo è Die Sire, la sera del 2 aprile, e accompagneremo anche con una parte enogastronomica in cui ripresenteremo piatti tipici del 1600 in una struttura che è appunto del 1600. Quindi Die Sire, 2 aprile 2011.